Vado. Assessore Masci, giornata dedicata allo sport in regione, la premiazione della doverosa della formazione femminile della pallamano della Leader Cup di Teramo, campione d'Italia per la prima volta, e a seguire la presentazione della 67ª edizione del trofeo Rido le Rose di basket. Quest'anno le premiazioni non finiscono mai, oggi premiamo la pallamano femminile di Teramo, campione d'Italia, un risultato eccezionale, importante, che mette l'Abruzzo sul tetto dell'Italia, ma quest'anno l'Abruzzo nello sport è stato molto proficuo perché abbiamo avuto risultati incredibili in molte discipline, dal Pescara calcio in Serie A, Lanciano calcio in Serie B, l'handball campione d'Italia, la pallacanestro femminile Cuscino. Schieti risultati incredibili che oggi ci dimostrano come l'Abruzzo sia una regione che nello sport sicuramente eccelle, ma noi pensiamo che l'Abruzzo oggi eccelle in molte discipline, non soltanto nello sport. È un segnale importante perché i nostri giovani si impegnano, i nostri giovani si sacrificano per raggiungere gli obiettivi e li raggiungono in maniera speciale nello sport. Parlavamo di premiazioni, di risultati, ma l'Abruzzo si conferma leader anche a livello organizzativo, insomma il trofeo di Roseto è il più antico d'Europa. Sì, parliamo di un trofeo di pallacanestro nel quale sono coinvolte quattro nazionali under 20, il trofeo è di livello internazionale, è il più antico d'Europa perché è nato nel 1945 dalle macerie della Seconda Guerra Mondiale, è un segnale di grande unità, di grande pace, lo sport unisce perché lo sport non fa differenza di sesso, non fa differenza di religione, non fa differenza di censo, non fa differenza di razza, lo sport è aggregazione, lo sport è impegno, lo sport è risultato con il sacrificio, questo noi lo sottolineiamo sempre e anche in queste manifestazioni che poi hanno un carattere turistico perché si svolgono in centri ameni d'estate dove i turisti trovano momenti di svago, quindi si unisce lo sport al tempo libero, si unisce lo sport al turismo, l'Abruzzo è una regione che su questo può vivere bene, può produrre economia e quindi la regione promuove queste iniziative sponsorizzandole anche soltanto con la presenza.